Bella a tutti ragazzi, benvenuti su Mente in Mars, ci ritroviamo qua su Amazon perché ragazzi siamo a Natale, qui si sfrigola per fare regali alle persone e chi più o meglio di me, una persona seria come me, può darvi un'indicazione sui regali appropriati che magari uno non ci pensa, però non ci ho pensato, fare regali giusti al momento giusto, dato che è Natale, è il momento giusto. Quindi mi offro io volontario per darvi delle indicazioni, vedete che a fine video mi darete ragione. Quindi partiamo con il primo. Il primo regalo che vi consiglio è questo splendido gioco da tavola. Per la cosa più bella del Natale è passare il Natale insieme a tutta la famiglia. E qual è, se non l'idea migliore, quella di regalare un gioco da tavola. Un gioco a tavola, ma no, di quelli di una volta, vecchi, ammuffiti. Regalare un bel gioco a tavola innovativo. Occhio alla cacca. Ma, cioè, voglio dire, guardate solamente l'iscatolamento. Cioè, questo disegno accattivante, stile anche americanizzato, perché come vedete c'è il padre, la madre, il figlio. In stile un po' americanizzato, e il papà, vi potete anche vendicare del papà, vi potete vendicare anche del papà, fate vedere il papà mettendo due feci, due cacche a forma di ciambella in testa a vostro padre, a vostro marito, che pare qui sembra quasi anche un principio di corna, quindi forse il figlio ride per un motivo ma la moglie ride per un altro, non lo so. E purtroppo abbiamo l'età, come potete vedere, l'età 6 più, perché ci vuole anche una certa maturità per giocare a un gioco del genere. Vediamo qui ancora più, diciamo, senza lo scatolame, quindi cioè, stupendo, meraviglioso. Qui vediamo anche gli oggetti del gioco in scatola, perché uno dice, ma cosa vado a comprare? Abbiamo questa specie di palloncino scorreggione che io lo usavo quando ero piccolo, si usava fondamentalmente per fare un piccolo scherzo, andare a comprare questa specie di palloncino scorreggione, lo gonfiavi e poi lo schiacciavi, usciva tipo la pernacchia, tipo da palloncino strozzato, ma era un palloncino che compravi singolarmente, certamente lo trovavi in un gioco di scatola. Io bacerei quella persona che ha avuto il genio di dire, ma mettiamo lo scorreggione dentro un gioco di scatola, genio. Poi abbiamo ben quattro carte ripetute ciclicamente all'infinito, il water, perché chi è che oggi di noi non usa il water, voglio dire, il water, lavarsi le mani, la carta del sapone, lavarsi le mani, e quindi no, chi mi viene a dire guardate che quel gioco diseducativo, no, perché c'è anche la carta del lavati le mani, quindi anche educativo. Poi abbiamo la carta della cacca, perché se c'è il gabinetto e lavarsi le mani c'è anche la cacca, e poi dietro c'è anche quella della carta igienica, perché anche quella è educazione, bisogna tutte le volte pulirsi il sederino ovviamente. Poi abbiamo sempre la donna che ride, così niente, perché si vede, forse ricordano i suoi biscotti, non lo so, può darsi che ride e gli sta venendo una malsana idea. E poi abbiamo pur l'appunto ben, non una, non due, non tre, ma ben 5 cacche finte con una specie di lastichino sotto, perché sennò magari tante volte scivolasse. Poi abbiamo anche il filmato, che io, regia, grazie se manda il filmato, grazie. Occhio alla cacca! Metti le carte nell'ordine giusto. Bagno, cacca, carta e lavati le mani. Se non puoi, prendi il palloncino. Oh, occhio alla cacca! Il giocatore con più cacca in testa perde. Occhio alla cacca! Chi fa la cacca vince sempre. Grandi giochi! Ciao, ragazzi. Meraviglioso, io un gioco così, io ho comprato 10 scatole di questo gioco, lo regalo a tutti, e poi dentro la scatola ci metterò anche dei supporti miei personali aggiuntivi, quindi occhio alla cacca, ma solo se non è la short.